Bernardi. Sì, grazie Presidente, colleghi senatori, vorrei portare l'attenzione dell'Aula a un fatto grave che, se confermato, è proprio quello che accennava il collega, si dovrebbe consumare domani sul ring della boxe femminile alle Olimpiadi di Parigi, le cui ripercussioni, appunto, se confermate, si abbatterebbero come una tsunami su anni di orgogliose battaglie e legittime rivendicazioni delle donne di potersi affermare anche nel mondo dello sport. È noto infatti che alle Olimpiadi domani la nostra pugile azzurra Angela Carini dovrà incontrare sul ring non un'altra donna, ma quello che da quello che leggiamo dalla stampa nelle ultime ore sarebbe in realtà un uomo che, per mezzo della transizione, oggi è stato ammesso a combattere contro le donne. Quindi, lo ripeto, se confermato, ci troveremo di fronte ad un uomo che combatte contro le donne. Doveva essere l'Olimpiadi della parità raggiunta, almeno numericamente, fra gli atleti uomini e le atlete donne in competizione, un 50% voluto e perseguito e che, se paragonato al 4,4% di donne presenti alle Olimpiadi di Parigi di 100 anni fa, dava alla lunga la luce di quanti passi avanti sono stati fatti in questi anni. Ed invece questa Olimpiadi rischia di essere ricordata per essere quella della slealtà competitiva, quella dei passi indietro per l'affermazione femminile, quella che legittima nuove forme di sopraffazione verso le donne, costrette a combattere con chi invece ha una struttura fisica e la forza di un uomo. Oggi ce ne accorgiamo perché essere coinvolta è un'atleta italiana, ma questo non è il primo caso in cui si parla di disparità, o meglio di ingiustizia, dovuta a caratteristiche biologiche che si registrano nel mondo dello sport. È il caso di Terry Miller e Adria Yearwood, che sono delle sprinter del Connecticut, che si identificano come donne e dal 2017 partecipano e vincono tutti i più importanti campionati scolastici e statali di atletica, lasciando indietro le coetanee, stabilendo nuovi record e soffiando loro trofei e medaglie. E questo è stato sottolineato anche da atlete donne come Martina Navratilova, paladina dei diritti LGBT, che ha dichiarato esplicitamente non essere giusto e onesto che le donne gareggino, ad esempio, contro la transgender Lia Thomas. Da vicepresidente della Commissione bicamerale sul femminicidio e ogni altra forma di violenza contro le donne, voglio dire che tutto questo non può e non deve diventare una nuova normalità, non può e non deve essere accettato in nome di una presunta inclusione ciò che in realtà si può trasformare in una discriminazione contro le donne. Per chi difende le donne, questo non è il tempo del silenzio. Le donne non si toccano neppure con un fiore, recita un noto detto, eppure non sembra corrispondere a ciò che l'ideologia woke potrebbe quotidianamente portare avanti e domani consumarsi su quel ring. Ma noi siamo qui per questo, per difendere le donne, e a tutte quelle atlete come la nostra Angela Carini, che per anni si allenano per arrivare alla competizione forse più ambita della loro carriera sportiva, pochi giorni a disposizione per raccogliere i frutti di anni di lavoro e di sacrifici, noi diciamo che noi siamo e saremo lì a difenderle.